preghiamo per tutti i poveri della terra, tutti quelli che hanno una croce grande che fanno fatica per andare avanti. Insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Perché nostra vita come discepoli di Gesù Cristo è un cammino della fede, e la fede è cammino anche dell'amore. Voi siete, come dicevo, le mani di Dio per questa opera della salvezza, l'opera della carità. Attraverso il vostro lavoro in parrocchie, in Friuli, ci sono bambini africani che vanno bene, ci sono donne africane che hanno salute, ci sono bambini africani che hanno educazione molto importante per il futuro, ci sono tante famiglie che hanno più gioia e pace. Dirvi il vostro grazie, il nostro grazie per tutto quello che fate, perché per noi siete tanto preziosi. Preziosi per il sostegno che ci date con la vostra vicinanza. Sappiamo di poter contare con di voi nelle vostre preghiere, nel vostro appoggio e anche nel vostro aiuto concreto. Le nostre sorelle ne fanno esperienza tante volte in giro per le varie parti del mondo, sanno che possono contare davvero su di voi. Quindi un grazie infinite. Una solidarietà che tramite tutti, no? Giorgio Rosa ha detto, Dario e Roberto, noi siamo così due di tutta questa compagnia e abbiamo la fortuna di vivere, come dicevo prima, queste emozioni che voi non riuscite a provare, ecco, perché essere lì è una cosa indescrivibile. Non so come esprimervi la mia gioia e la mia gratitudine, e per farlo voglio semplicemente dirvi ciò che provo passando alla mia esperienza in Italia in mezzo a voi. Prima di tutto, mi avete accolto come una di voi, senza alcuna riserva. Ho trovato accoglienza in tutti i livelli, ovunque sono passata, sia con il signore Roberto e la sua moglie, sia con Dario e la sua moglie, sia da sola. Avete dimostrato una sensibilità molto forte verso noi soli della provvidenza e un grande interesse ed amore per le nostre missioni. Tutti questi fatti mi hanno dato gioia e slancio per andare avanti. Se Sorella è commossa, io lo sono ancora di più. Perché dietro i vostri volti
5 ottobre. Quante centinaia ce ne sono dietro? E io veramente vorrei abbracciarvi ciascuno per dirvi grazie. E voi fatelo da tutti quelli che animate nelle vostre parrocchie. Perché quello che fate è enorme. Io sono stata un po' in Costa d'Avorio, poi sono stata 7 anni in Togo e adesso sono di nuovo in Costa d'Avorio. Ho seguito un po' tutte queste missioni, ma soprattutto sono stata testimone ogni giorno del miracolo della provvidenza che si compie sotto i nostri occhi, voi avete visto come. E questa provvidenza passa per le vostre mani, passa per il vostro cuore, passa per la vostra dedizione, nei gesti semplici ma continui, perché la continuità è veramente questo miracolo enorme di Dio. Per questo volevo dirvi grazie. Lei si occupava più che altro della parte educativa e di istruzione, io invece ho visitato l'ospedale, il centro Padre Luigi Scrodoppi, che serve ai malati di AIDS, che purtroppo sono veramente tantissime. E quello che vedete è reale, cioè sono tutte cose che poi vissute sul momento sono ancora molto più forti, però è stata un'esperienza che consiglierei a tutti e soprattutto di continuare nel tempo. Ecco, una cosa che vorrei aggiungere è veramente l'incredibile tenacia e forza che hanno queste suore, anche non più giovanissime, di portare avanti delle giornate estenuanti per aiutare chiunque arrivi alla loro porta, veramente. Il gruppo Solidarmondo Udine ha preso come missione proprio di sostenere la comunità, la missione di Barasat. E Suor Rosa è una di quelle che ha, direi, iniziato e consolidato questa missione, quindi vi racconterà lei la sua esperienza. Qui nella foto voi vedete le bambine di Barasat e vedete Suor Lucy che era con noi negli altri anni. Ecco. Grazie. Vi porto tanti saluti e tanto amore delle bambine, anche le sorelle che lavorano con loro. Per dire, sono stata fortunata perché ho potuto lavorare con queste bambine quasi 12 anni. Andavo alla stazione, alla strada ogni giorno, incontravo le bambine un po' di volte, dopo ho portato loro a casa. Adesso, prima di venire qua in Italia, io sono andata per trovarle. Sono stata molto contenta perché arrivate piccole, come 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma adesso ho visto sono stanno crescendo bene. Per dire, adesso ci sono 65 bambini dalle due case, a Barasat ci sono 48 sono, più di 15 sono, sta facendo la scuola superiore. Voglio dirvi, il vostro aiuto hanno portato una vita proprio che non hanno mai pensato. Per dire, più ragazze grandi, 5 sono sposate. Sposati, hanno figli, stanno bene. Anche 2 loro hanno già finito l'infermeria. Anche ancora una inizia quest'anno. Un'altra, per dire, io sono molto emozionata, io sono come un'assistente sociale. Una di queste bambine quest'anno sta facendo la stessa studio di assistente sociale. Molto bello, mi hanno raccontato, diceva così: adesso io capisco, sore, quale che cosa voi avete fatto con noi. Il prossimo anno, tu ogni anno come
d'accordo.